Si sente una D'accordo miracolata, con come lei. diceva De Becchis? No, io non so se fare il ministro sia un miracolo, non so se alla fine della mia esperienza qualcuno mi giudicherà idonea o inidonea a fare questo servizio. So che lo faccio con lo spirito con il quale ho fatto tutte le altre cose, cioè provando a fare il meglio possibile, servendo il paese, provando a usare tutte potere, le competenze. Dice che non sareste andati più al governo, ma al potere. Ma in un sistema parlamentare, anche quando c'erano leggi elettorali maggioritarie e meno confusioni regolamentari, così come le ha definite prima la dottoressa, mi sembra che i cambi di governo in Parlamento ci siano sempre stati, così come i cambi di Presidente del Consiglio. La Costituzione dice questo, non l'abbiamo cambiata, non mi sembra che ci sia la volontà di cambiarla. Dentro a queste regole del gioco anche chi non è arrivato primo alle elezioni può andare al governo con un sistema proporzionale. Se davvero arriveremo a votare la legge proporzionale con sbarramento al 5%, sarà ancora più chiaro che i governi si fanno in Parlamento. Allora, Marianna...